non tutto, tutto relativo al percorso di lavoro. Allora, la partecipazione a welfare finanziario comunitario non è possibile per persone singole. La partecipazione, questo ultimo passo, la partecipazione non è possibile. Io sono un promotore, sono un agente, voglio entrare. No, non è possibile perché c'è bisogno di un'organizzazione. Per esempio, per te, tu sei lì come ANASF. Oppure un'organizzazione, cioè ci vuole un'organizzazione che chiede e che quindi tu come persona collegata e quindi come sociale appartieni. Per quanto invece riguarda altri, perché ci possono essere casi, non so, di qualsiasi altra situazione, perché io posso appartenere come organizzazione, come associazione e così via, però in questo caso c'è bisogno della domanda del rappresentante legale dell'associazione o dell'intermediario eccetera. Se non c'è tutto ciò, sappiate che la fondazione a norma può accogliervi, quindi come se io voglio partecipare comunque, siccome fondazione a norma partecipa anche come soggetto all'interno del modello, quindi sarete entrerete dentro. In questo caso tu stai come ANAS, qualcun altro sta come Cattolica Previdenza, qualcun altro come la SINXY eccetera. Se io voglio partecipare all'interno di Fondazione a Norma, sarò come Fondazione a Norma. Detto questo, siccome quello che tutti noi vorremmo, io cerco di essere veramente, perché vi devo rappresentare l'esperienza sin qui effettuata nel caso Vacchini. Poi dicono che sono coincidenze, no, è la modalità dell'universo per rispondere alle aspettative. Allora, per quanto riguarda le esperienze passate, se questo è il mio computer, immagino di sì, vi tratteggerò che cosa è successo sino adesso, fermo restando che avremo invece possibilità di avere dei lunghi colloqui. E te ne vai. Allora, ok, allora cercherò, siccome i convegni hanno l'orrido del vuoto, cercherò di... Dov'è il mio... Questo è l'orrido del vuoto, l'orrido di me stesso in questo momento. Allora, velocemente, che cosa è stato fatto fin qui? Innanzitutto... Prego! Una domanda, per ignoranza, chiunque può diventare educatore finanziario indipendentemente dalla professione che fa? Allora, questa è una buona domanda. Premesso che per capire quello che il welfare finanziario, cioè il partenariato dice, non so se hai potuto vedere, nel sito, cioè per approfondire il progetto, poi infine ci stanno i requisiti per, faccio un esempio, se si hanno dei precedenti penali, qui c'è un'autodichiarazione implicita, se c'hai minore di 18 anni, se c'hai meno della media superiore, cioè, ha premesso queste cose, tutti possono fare, tutti, se appartengono a un'organizzazione perché no, tutti lo possono fare, tutti possono essere educatori finanziari. No, la mia domanda l'ho fatta per quello che mi riguarda, io lavoro in banca, quindi sono un comparto assicurativo, però stavo pensando nel discorso che mi ha fatto come premessa, cioè l'imparzialità sul collocamento di alcuni prodotti. Ma l'educazione finanziaria non implica il collocamento. Ok. Attenzione, perché è molto diverso se fosse stato ISO 22222, ragazzi, se avessimo parlato di certificazione ISO 22222 dovevamo entrare nei prodotti, perché è la fase 5. Qui invece non è. Allora, molto brevemente, la situazione è questa. Non questo, perché il mio si incricca, giusto? È questo, ok. Allora, le fasi pilota. Noi abbiamo cominciato con questi soggetti, comuni di Milano indipendenti, e qui vi dico, questo, cioè, abbiamo anche capito come entrare nelle pubbliche amministrazioni, proporre qualcosa di sperimentale all'assessorato, eccetera. Facciamo una piccola sperimentazione sui dipendenti, poi quando i dipendenti creano onda positiva,
tutto si rasserena. Noi abbiamo cominciato così. INAIL, tra l'altro, che infatti diventa parte strategico in questo senso, poi vedremo i dipendenti dell'INAIL di Milano, Milano Ristorazione, che è quella che dà da mangiare ai bambini milanesi, IKEA, Moica, le casalinghe, ricordate, forse conoscerete la scatenata casalinga Occhio Norelli, vicepresidente del Moica, e poi anche i dipendenti dell'UNI, che si sono proprio buttati lì. In estrema sintesi, misurazione dei risultati, tutto ciò che faremo noi, quello che vogliamo dare garanzia a chi che sia, è il fatto che quello che diciamo, se diciamo che aumenta la felicità, se diciamo che aumenta le cose, tutte quelle robe che abbiamo promesso qui, beh, noi vorremmo cercare di documentarle. In realtà la Cattolica di Dipartimento, quindi Rosina, è qui per questo. Vi faccio vedere velocemente i modelli di misurazione, sono quelli diciamo internazionali, quindi sulle persone vengono fatti pre-test, post-test, questionari da tutti i pizzi. Questi sono il modello internazionale che noi utilizziamo per la misura del benessere finanziario. Tra le altre cose, come vedrete, adesso vi proporrò alcuni piccoli risultati statisticamente significativi che hanno confortato la pubblica amministrazione qui per passare alla fase più estensiva. Piccolo particolare, adesso con una città che noi sappiamo, c'è il sindaco che si è innamorato del BES, quello che, no, che vuole invece misurarli non solo su questi, ma vuole misurare proprio sul BES, sui benessere del BES. Va bene, qui velocemente, all'inizio quando noi dicevamo grado di controllo sulla propria vita, felicità, eccetera, dice, bah, sarà vero? Abbiamo fatto delle esperienze, quindi su due gruppi diversi, in momenti diversi, perché così era il piano sperimentale per vedere se i risultati erano consistenti, il tutto molto consistente, sono stati scritti su questo da Rosina molti report. Vi dico brevemente che su tutti gli indici noi abbiamo riscontrato dei valori, su gruppi di dai 50 ai 100 persone, valori significativi e stabili di questo, quindi in realtà tutto ciò ci ha davvero confortato. Per esempio, questi in verde sono molto significativi, un solo elemento, felicità, si incrementa un po', la cosa interessante, più bella, tanto che ha fatto parlare Cosimo Palazzo di redistribuzione della felicità, la felicità non cambia significativamente nelle persone di alto, nelle persone di basso standing aumenta straordinariamente. Questa è stata una cosa, quindi, come elemento significativo. L'altra cosa interessante che vi devo dire, perché è molto interessante, è che la fiducia nello Stato è significativamente stata ridotta. Ma questo è interessante perché proprio lo dico io, così facciamo, perché quando abbiamo visto che la fiducia nello Stato si riduceva in seguito all'intervento, abbiamo detto che cosa sta accadendo, no? Quindi è stato un supplemento di indagine e l'abbiamo capito dopo queste robe qui. Perché i cittadini dicevano, lo Stato me lo doveva dire prima, non adesso. Erano incazzati per questo. È incredibile, eh? Questo è stato il supplemento di indagine. Fatto sta che su questo vado veloce, l'attività di comunicazione che abbiamo fatto è stata tanta, 3 minuti e sarai tu qui adesso. Adesso siamo però nella fase nella quale abbiamo acquisito tutti, dopo 3 anni di sperimentazione, la sicurezza che sta roba qua non è la panacea di tutti i mali, ma raggiunge gli obiettivi. Noi adesso stiamo partendo con 16.000 dipendenti comunali, tra l'altro ci devono dire, non so se è arrivata, sì, è arrivata. Partiamo scaglionati. Tra l'altro qui il Sole 24 Ore ha riportato invece i risultati sotto i profili. Vi devo dire solo questo: la pubblica amministrazione ci tiene che poi le persone sottoscrivano. Dice, ma perché ci tiene? Semplice, perché se tu fai una cosa bellissima, quanto è bella, e dici è molto bella, mi dà consapevolezza, eccetera, e poi non vai a prendere la medicina, è come se non avessi fatto niente. Quindi l'elemento di efficacia è il fatto che tu le fai le robe, ci prendi la medicina, perché se è tutto bello, non. Quindi al di là di tutti i segnali, questi sono stati possesso pre e post delle attività finanziarie
in realtà si è visto già, questo è un mese mi pare dall'intervento, ci sono stati degli incrementi, cioè le persone si sono mosse, però è chiaro che qui la cosa importante è la figura di accompagnamento nel tempo, questo è l'elemento centrale. Detto questo, noi adesso stiamo per partire su altre situazioni territoriali. Mantova l'abbiamo già detta, la sperimentazione di Mantova l'abbiamo detta, vabbè, poi ci sono altre città, Catania è arrivata, sta email, queste cose qua. Quello che invece mi voglio dire è che quello che succederà, questi sono i contatti nostri per varie cose, ma quella è la cosa più importante, che i contatti vengono da voi sul territorio. Voi state sul territorio, voi create situazioni, come ho già parlato con qualcuno, understatement, no? Cioè robe underground, metropolitana, cioè no, abbiamo sottotraccia, abbiamo la cosa peggiore è dire a Milano hanno fatto una cosa fighissima. La risposta dell'assessore è chi se ne frega qua mi diceva Milano, Questo è il modello base. Ma se hanno fatto una roba, vogliamo sperimentare, sperimentiamo, cominciamo dai dipendenti, guardate, cominciare dai dipendenti. Facciamo una cosa, cominciare a dipendere il comune, sto parlando, oppure delle aziende, senza fare grossi campagne. Cominciamo, facciamo. Noi siamo a disposizione, siamo una task force ormai, e ci siamo affrancati dall'aula e quindi siamo sul territorio nazionale, eccetera. Un fischio, noi creiamo il contatto, ci incontriamo, ne parliamo, definiamo gli elementi sperimentali, abbiamo notato che ognuno ha le sue fisime, ognuno vuole fare le sue cose giustamente, definiamo e poi diciamo confederiamo, oppure che posso dire, creiamo, che poi basta un'email dell'amministrazione oppure dell'azienda, chiede di partecipare a Maiorino, chiede di partecipare, che dà un quadro istituzionale di un certo tipo al modello, si fa la sperimentazione e si vede come finisce. Attenzione, quello che accadrà, come diceva il grande, lo scopriremo solo vivendo. E la cosa interessante è che noi siamo a disposizione, ma naturalmente credo che le cose come andranno dipendono essenzialmente da voi. Tenete presente che voi, indipendentemente da tutto, potete già utilizzare il modello, c'è un portale, c'è un sistema, potete già utilizzarlo indipendentemente da creare reti. Se però vorreste creare reti, noi siamo a disposizione. Col portale, coinvolgimento intermediari ed operatori. Vabbè. A questo punto io sono veramente curioso. Perché? Ma questa è solo una roba sociale, solo una roba eccetera, quanto può essere utile per sé, per gli altri e così via. È vero che noi non ci siamo mai sentiti? No, mai. E sono grandemente curioso di cedere a questo punto la parola alla nostra seconda certificata, ma prima certificata come se fosse quella delle... Maria Luisa, visione. Quale tipo di schermo voi alle spalle? No, vedo secondo astronologico. Va bene, blu. Perché non ho volutamente preparato slide, perché credo che una testimonianza debba essere spontanea. C'ho dei punti che vorrei toccare, però mi devo presentare. Prima di presentarmi voglio ringraziare loro che mi hanno dato l'opportunità di parlare qui a voi oggi. C'era l'opportunità di raccontare la mia esperienza, e la mia esperienza come educatore finanziario, ma direi la mia nuova esperienza come promotore finanziario. E questa è una cosa che può sembrare un gioco di comunicazione, ma invece è una cosa molto sentita. Quindi proviamo insieme a fare un viaggio, vi dico chi sono, io mi chiamo Maria Luisa Visione, faccio il promotore finanziario dal 2000 e ho partecipato alla prima edizione del corso di educatore finanziario. Il viaggio che vi propongo tocca tre punti. Uno è la forza della norma,
l'altro è il valore dell'educazione e l'ultimo è la possibilità di ricontestualizzare il nostro ruolo rispetto alla mutazione di cui ci parlava il professor Sorgi. A me è accaduto questo, ho fatto questo viaggio e quindi di conseguenza oggi sono un promotore finanziario più felice, per cui la prima educazione finanziaria ha funzionato verso di me. Ho creato benessere per me stessa. Però partiamo dalla forza della norma, perché è stato detto da tutti e soltanto quando lo sperimenti e verifichi veramente che cosa significa fare le cose secondo le regole, ti rendi conto che questo ti dà forza. Ti dà forza in termini di riconoscibilità di ruolo e ti dà forza in termini di immagine. Un'altra premessa doverosa è che siamo promotori finanziari o non so, consulenti, comunque siamo operatori del mercato e quindi l'abilità sta poi nel saper tradurre in opportunità commerciale quello che abbiamo come strumento. Quindi ho cercato di fare questo e ci sono riuscita. Ad oggi posso dire con grande fierezza che la mia è un'esperienza di successo. Fatta questa bella premessa, entriamo nella norma. Allora, entrare nella norma significa che a un certo punto si va dal cliente che è abituato a sentire sempre le stesse cose, sempre nella stessa modalità, e si porta un linguaggio diverso, che quantomeno è inaspettato, ma che sicuramente per lui è nuovo. Questo linguaggio diverso significa che oggi stabiliamo una relazione e lo facciamo entro un determinato perimetro, ma io ti dico che la verifica di questo passa sia attraverso me che attraverso te, e la verifica tua come cliente per me è una forza. Cioè io riesco a trasmetterti che voglio essere verificato, che non ho nessuna paura di essere verificato. E questa forza lo dà il fatto che mi comporto secondo le regole. Quindi ti metto a disposizione le regole e tu puoi verificare il mio comportamento. Può sembrare una cosa semplice o banale, ma in termini di potenza di comunicazione non è banale per niente. Perché la cosa che ci diceva prima il professor Sorgi, cioè dire guarda, io stabilisco con te una relazione che prevede 6 fasi e durante ogni fase noi faremo insieme delle cose. Guarda, queste sono le cose che faremo. Ti chiedo ogni volta che le facciamo di verificare insieme a me che le stiamo facendo e le spuntiamo insieme. Non è una cosa che si fa regolarmente, cioè si dà a chi abbiamo di fronte un percorso chiaro, netto, definito e si segue quel percorso. Quindi il primo effetto è che questo cliente si sente quantomeno rassicurato da questa cosa. La certificazione, io ho fatto tutto il percorso e ho dall'inizio visto in questa cosa una opportunità. E quindi ho detto se lo faccio lo devo fare fino in fondo. Quindi dall'inizio ho deciso che avrei fatto l'attestazione di la certificazione e che avrei fatto anche l'attestazione di competenza, perché per me voleva dire che il percorso doveva avere poi un significato che si doveva tradurre anche in termini di concretezza economica. Per cui la forza della norma non sta soltanto in questo, sta anche nello strumento di simulazione. Lo strumento di simulazione è uno strumento certificato e quindi di conseguenza tutti i dati che sono presenti nello strumento sono dei dati terzi, neutri, oggettivi, scientifici. Quello che ci hanno fatto vedere quando si fa la simulazione di fronte al cliente diventa veramente una bellissima scoperta, semplicemente dandoci i suoi dati anagrafici noi già gli inseriamo 2 eventi di vita fondamentali: uno
che sono, uno è legato alla sua composizione familiare, quindi eventualmente la nascita di un figlio, piuttosto che l'età di pensionamento. Per cui te ti siedi con questo cliente che è abituato a dire pianificazione finanziaria, liquidità, riserva, investimento, accumulo, protezione, e invece gli dici no, io mi voglio interessare a te, chi sei, qual è la tua composizione familiare, cosa succederà da qui ai prossimi anni nella tua vita, quali sono gli eventi che possono essere importanti per te. E lui lo capisce che tu ti stai interessando a lui, capisce immediatamente che tu gli stai parlando di lui, perché parli di cose che riguardano il suo ciclo di vita, che vuol dire il suo ciclo economico, perché poi non è che gli parli in maniera generica, generalizzata, e non traduci questo in qualcosa di visibile, perché la simulazione ti consente di visualizzare, di immaginare. Quindi il simulatore è forte perché ti fa fare una proiezione imparziale, ma è assolutamente importante per il cliente perché gli fa scoprire che può di nuovo immaginare il suo futuro. Lui non deve più pensare che cosa fa oggi, domani e dopodomani. Lui comincia a pensare quello che farà da qui ai prossimi 10 anni, 20 anni, 30 anni. E questo ha un effetto importante su di lui, perché finalmente si toglie di dosso anche, diciamo, un po' la negatività e guarda avanti. Questa cosa di dare la possibilità di immaginare il futuro è una cosa che secondo me ci dà un valore molto alto, perché poi alla fine quello che ci dice la norma è di poter progettare, e quindi di poter insieme al cliente pianificare, e quindi di poter costruire qualcosa insieme a lui. E la norma ci dice anche che in realtà non facciamo altro che aumentare la consapevolezza, perché se siamo bravi quel cliente sarà veramente educato, perché il valore dell'educazione è che capirà che cosa può essere per lui utile, e una volta che l'ha capito lui lo fa. Perché tutti noi, se capiamo che una cosa ci è utile, la facciamo, non abbiamo fatica a farla. Quindi il passaggio è quello lì. Lui si rende conto che è una cosa per lui utile e adotta, ha come esito un comportamento, occuparsi di lui. Per non rimanere troppo vaga, perché per me questi temi sono appassionanti, vi racconto una delle ultime esperienze che ho fatto, dicendovi che bisogna distinguere educatore da promotore finanziario. Tutte le volte che io faccio un percorso di educazione finanziaria sono un educatore, perché questo mi dice la norma e quindi mi comporto secondo la norma. Essere un educatore, come abbiamo visto, significa non parlare di prodotti. Devo dichiarare il mio conflitto di interesse, cioè devo dire al cliente che sono un educatore ma sono anche un promotore finanziario e che ho un mandato, ma fatto questo la mia consulenza come educatore è gratuita e si ferma alla soluzione strategica. Sarà poi il cliente che deciderà se tradurre la soluzione strategica in prodotto, e quindi se farlo con me come intermediario piuttosto che con un altro intermediario. Quindi, facendo questa differenza, possiamo anche fare il passaggio del come poi riusciamo a tradurre in opportunità commerciale quella che è una visita anche semplicemente di educazione finanziaria, perché poi succede. Perché se tu sei riuscito ad acquisire ruolo come educatore finanziario, in maniera assolutamente naturale quel cliente vorrà anche che tu lo segui, perché sarai tu che sarai in grado di dargli in termini di prodotti ciò che è coerente, efficace ed efficiente rispetto alla sua situazione. Viene naturale, non va a cercare da un'altra parte. E quindi questa esperienza mi ha fatto un po' ragionare, anzi ne racconto due perché sono significative. Una, perché vi mette in evidenza quello che ho detto all'inizio, cioè il linguaggio, la capacità di parlare con un linguaggio nuovo.
il simulatore è un supporto, poi il simulatore lo dobbiamo riempire di contenuti, altrimenti non è significativo. E i contenuti sono quelli che riusciamo a dare grazie all'esperienza che ci racconta il cliente e all'esperienza che facciamo vivere noi al cliente rispetto a determinate problematiche. Per cui vi racconto un incontro nel quale c'era un tema che, come insomma promotori finanziari, è sempre un po' difficile: la protezione. Insomma, parlare dei rischi di premorienza, di invalidità, di inabilità è sempre un po' delicato, no? Però io mi sono trovata di fronte una famiglia così composta. Allora, il coniuge marito era rimasto invalido a 50 anni. La coniuge moglie era di età inferiore ai 50 anni, è di età inferiore ai 50 anni, però l'unica in questo momento persona capofamiglia reale, cioè quella che guadagna e che ha la responsabilità economica della famiglia. Due figli, entrambi minorenni. Questa persona non aveva neanche una copertura di protezione per il mutuo contratto, cioè aveva visto non so quanti assicuratori, perché le altre tipologie di polizze ce ne aveva diverse, non so quanti altri consulenti, ma non aveva una polizza di protezione per il mutuo in caso di premorienza. Non aveva mai ricevuto una consulenza sulla protezione, non era assolutamente in grado di capire se si poteva dare un obiettivo, a che livello di completamento era rispetto a questo obiettivo e se poteva fare delle cose per essere più serena. Ma mentre mi raccontava, perché questa è la nostra sensibilità come consulenti, mentre mi raccontava la sua vita ed è entrata in cose così delicate come quella appunto di essere già provata dalla protezione, io vedevo che questa persona aveva l'ansia, cioè mi rendevo conto che non stava serena, lo capivo. E quindi in maniera molto semplice non ho fatto altro che applicare le cose che loro mi hanno insegnato, con molta calma, declinandole una per uno, toccando tutte le paure e tutti i rischi e cercando di immaginare che di fronte a questo ci poteva essere una possibilità, una soluzione. Il risultato è stato quello alto di aver creato benessere, perché questa persona non ha più l'ansia, quello economico che mi ha trasferito e mi sta trasferendo tutto il suo patrimonio che aveva presso un altro intermediario. Quindi si è creato quel legame per cui dall'educazione finanziaria siamo passati anche a realizzare economicamente un aspetto che per noi è fondamentale, cioè quello di appunto essere delle partite IVA per quanto vogliamo. Un'altra esperienza molto significativa è stata una sfida per me rispetto ai miei colleghi che mi dicevano che non poteva funzionare su fasce di clientela alta, perché non funziona su chi c'ha i soldi, perché... Però io dicevo, ma no, perché se l'esigenza c'è, l'esigenza rimane, sarà una questione di quantità, ma se c'è l'esigenza, perché non deve funzionare? E quindi ho avuto questa esperienza, che è stata una di quelle, proprio di quelle che ho avuto all'inizio, e che mi ha dato tanta forza e tanto entusiasmo. Perché c'avevo di fronte un amministratore delegato di una società che non mi aveva mai voluto dare l'appuntamento, cioè che io trattavo sempre con sua moglie, ed erano anni che speravo che questo trovasse un quarto d'ora, mezz'ora per me, perché quando era in Cina, quando era negli Stati Uniti, insomma era impossibile sedersi e parlare. Sicché alla fine insomma mi ha dato questo appuntamento. Allora io ho detto tra me, dico, ma questo io gli propongo l'educazione finanziaria, non mi ha mai visto, vediamo che succede. E ho fatto questa cosa.
e a lui è piaciuta moltissimo. Tant'è vero che mi ha chiesto se posso andare a tenere, se ce la facciamo entro l'anno, una lezione per i suoi dipendenti, perché lui è rimasto entusiasta del budgeting, dell'attività di budgeting, è rimasto entusiasta. Devo dire che in tutte le esperienze che ho fatto l'attività di budget funziona tanto, funziona tantissimo, perché l'attività di budget consiste in primo luogo nel farti rendere conto di quello che è il tuo conto economico, cosa che magari sai. Poi ci sono quelli che hanno i foglietti, quelli che si scrivono le cose sul quaderno, insomma ce n'è un po' di ogni, no? Però per prima cosa ti fa rendere conto di quello che è il tuo conto economico. E allora lì cominci a dare un nome, a fare quello che ci ha insegnato il grande Megale, cioè che dai un nome al denaro. Cominci a dire, ma aspetta, questo lo spendo per questo motivo, quest'altro lo spendo per questo motivo. Forse qui c'è qualcosa che non torna, ci sono delle spese superflue. E lì anche chi ha i soldi dice, perché devo sprecare? Perché devo sprecare i soldi? Sprecare comunque non è un valore, quindi perché li devo sprecare se posso gestire meglio il mio conto economico? Persone, mi ripeto, persona che non ha nessun problema di dover massimizzare il risparmio, perché non ne ha nessun problema di questo tipo. E quindi una volta che dai il nome ai suoi soldi, a quel punto si rende anche conto di quello che non gli serve, e se trova un metodo semplice, perché c'è un altro passaggio, cioè è la semplicità nel fare le cose, se trova un metodo semplice, a quel punto lui si rende conto che per lui è utile, farà lo sforzo il primo anno probabilmente, no? Di ricontabilizzare e fare un consuntivo del suo conto economico, ma dopo sarà automatico. Ma da subito riesce ad individuare se ci sono delle fonti di risparmio, delle risorse che si possono liberare. E guardate che i motivi per cui a volte le persone vogliono liberare le risorse non sono soltanto puramente materiali, possono essere anche etici, veramente etici. Per cui si rende conto che 200 euro, 1000 euro al mese non sono niente, ma che in 10 anni sono 120.000 euro e che magari in 20 anni sono 240.000 euro. Per cui esclusa qualsiasi forma di capitalizzazione. Per cui la forza del simulatore è che una volta che riesci a dare il nome all'obiettivo e quantificarlo, a quel punto la scelta è quale tipo di strategia di soluzione sia la più adatta, e quella è individuale e soggettiva, dipende dalle caratteristiche del cliente, dipende dalla sua propensione al rischio, dipende dai vincoli che ti dà. Però siccome io non mi accontento, c'ho un po' sto caratteraccio, allora, una volta che ho intuito che potevo da una parte utilizzare l'esperienza come educatore finanziario, dall'altra quella di promotore, allora ho cercato di crearmi spazio all'interno dell'università e quindi mi sono proposta. Sono andata all'università popolare e mi sono proposta. Sapevo che dovevano fare il calendario per il 2015 e quindi ho fatto la mia proposta. Ho spiegato in che cosa poteva consistere fare un percorso di educazione finanziaria e se mi potevano dare l'opportunità di farlo. E sto aspettando che mi diano la data nel calendario. E volendo essere un po' strategica, il mio obiettivo è quello di poter riproporre, perché io sto a Siena, poter riproporre la stessa cosa che si sta facendo a Milano nel comune di Siena,
e quindi questo è un altro obiettivo come educatore finanziario. Io sarei veramente felice perché credo che è una cosa importante. Se potessi riuscire anche a diventare operatore di welfare, insomma questa è una cosa alta, cioè essere parte della funzione sociale dello Stato nell'educazione finanziaria dei cittadini non è una cosa proprio, una cosa alta, elevata, che ti fa sentire veramente una persona di valore. E quindi questo obiettivo me lo sono dato, ma siccome voglio essere anche pratica, nel frattempo volevo costruirmi un mio database, un mio storico, perché sono abituata a ragionare sui numeri e per me le cose o funzionano o non funzionano. E quindi se funziona vuol dire che produco dei risultati, se non funziona no. Per poterlo fare, se insegno alle persone a monitorarsi, devo essere in grado di farlo anche per me stessa. Quindi mi sono detta, bisogna che io mi costruisca la mia, mi dia l'obiettivo, la meta, e rispetto a questo obiettivo mi costruisca il mio storico, in modo che abbia una prima fase di crescita, possa poi capire che tipo di accorgimenti fare su questa fase di crescita, come migliorarmi, per poi andare avanti e magari pormi un obiettivo ancora più alto. Altra obiezione che anche prima mi è stata fatta, ma perché la fanno tutti. Sì, ma un conto è educare una persona che ha 30 anni, 35, no? È un conto educare una persona che ne ha 60. Però spesso le persone che hanno più patrimonio sono quelle che hanno 55, 60, 65. Giusto? E allora lì vi provo a raccontare sempre con un'esperienza, appunto perché vi ho detto all'inizio che oggi mi sento, cioè che da educatore finanziario poi mi sento un nuovo promotore finanziario, cioè come io riesco a contestualizzare nella mutazione che è avvenuta la mia esperienza di educatore finanziario. Allora, prima avevo degli occhiali, no? E quindi vedevo le cose in un determinato modo. Adesso le vedo in maniera diversa, cioè le vedo anch'io in avanti. Cioè, mentre prima le vedevo statiche, ferme, adesso le vedo in avanti anch'io insieme ai miei clienti. E quindi cerco sempre di immaginare cosa c'è dietro quello che mi si presenta davanti. Per cui per me dietro a un cliente di 60 anni, di 65, c'è la possibilità di educare i suoi figli, c'è la possibilità di educare i suoi nipoti. E quindi posso fare educazione finanziaria. Non so, potrei parlare credo all'infinito, per cui mi stoppo e se ci sono delle domande volentieri rispondo. Una vista rispetto alla tua attività precedente, no? Una vista, quanto dura ovviamente e come riesci a gestirla con il cliente, visto tutte le informazioni? Assolutamente. Allora, grazie della domanda, perché io non ho detto, perché volevo dire tante cose, poi mi sono passate, perché così. Io mi sono certificata su tutte le aree di competenza, quindi questo significa che quando sono cioè su tutto, quindi quando sono davanti al cliente mi presento con un approccio comprehensive, totale, e gli dico io sono in grado di trattare tutto, vogliamo trattare tutto oppure una parte, se vogliamo trattare una parte te me lo devi dichiarare. In genere loro mi dicono vabbè, proviamo a trattare tutto. Allora, quando arrivi al budgeting, ti trovi quello che ti va a prendere i faldoni con tutte le spese, si mette lì a conteggiare, da quello che ha già tutto bello per benino sul computer, cioè ti trovi un po' chiunque. E quella è un'operazione che un po' di tempo lo richiede, perché è di base a tutto il resto e ti solidifica il rapporto e poi ti struttura
perché tu metti una stabilità economica alla posizione e quindi ti struttura tutto quello che puoi fare dopo. Quindi non sempre in una prima vista riesci a trattare tutto, a meno che tu non abbia le informazioni prima, le elabori e quindi poi le rielabori insieme al cliente. Scusa un inciso, cioè vuol dire che ti dice tutto il cliente? Tutto. Ho anche testimoni che le ho fatto. Ma diciamo questo è un presupposto. No, questa è stata la scoperta, capito? Perché per me è stata la scoperta del viaggio. Cioè io ho detto, se prima non me lo diceva, è vero che ho elevato le mie competenze ed ho una competenza distintiva rispetto a prima, ma perché prima non me lo diceva e oggi me lo dice? Evidentemente ho cambiato io il modo di comunicare, non è cambiato lui. Tu stai andando ai tuoi clienti, gli stessi clienti. Allora, dai miei clienti da clienti potenziali non c'è differenza. Anzi, il cliente potenziale per certi aspetti è più semplice. Perché comunque, cioè, più semplice, comunque non ti conosce, quindi il tuo biglietto di presentazione è quello lì. Dai clienti, però, siccome io sono sempre un po' così, dai già clienti, però, che cosa ho fatto? Ho detto, ma come? Comunque dura, per chiudere, può durare un'ora, un quarto alle due ore, dipende, e comunque ci devi tornare, almeno ce ne vogliono due se vuoi fare le cose per bene. In termini di tempo il cliente non se ne rende conto, è talmente immerso, è talmente concentrato che il tempo vola. Non c'è un problema di dover accorciare il tempo perché ti rendi conto che per il cliente è una fatica, assolutamente, sei tu che a un certo punto devi dire basta. Anzi, mi è successo che un cliente che non ero riuscita a fare la previdenza, sono tornata dopo perché comunque dovevamo fare un'operazione per una posizione che la doveva fare ed ho acquisito una nuova cliente che era sua moglie che prima non avevo, e questo quando gli ho portato il report mi ha detto scusa ma la previdenza dov'è? No, no, io non è che non te la volevo fare, te la faccio. Capito? Cioè, aveva talmente trovato utilità che è lui che a quel punto vuole una completezza, ti richiede una completezza. Qual era la domanda? No, era capire se nella visita iniziale, la prima visita, quindi parliamo del potenziale, dato cliente potenziale. Che parlavi del potenziale, mi pare di capire che ti dice tutto subito. Sì, sì. Allora, anche perché se l'oggetto dell'incontro è proprio questo, cioè l'oggetto è obbligato, se no quando ti presenti dal cliente te devi, cioè proprio in termini di norma cosa fai? Ti presenti? Presenti un documento che è il documento del promotore, ma presento io in genere presento anche un curriculum mio personale, allego un curriculum. E gli spiego qual è l'oggetto dell'educazione finanziaria, che altro non è che la pianificazione finanziaria. Sono i ruoli di responsabilità che sono diversi, però è sempre la pianificazione finanziaria. E quindi gli definisco le aree di competenza e decidiamo da dove cominciare. Quando te gli inserisci le prime informazioni e lui vede che tu gli stai dicendo che stai facendo una stima, perché è una stima, perché lavori con scenari di probabilità, quindi c'è una variabilità che non puoi eliminare, lui di questo se ne rende conto. Cioè questo cambio di linguaggio è un cambio di passo. Non ha capito? Allora già nel momento in cui si rende conto di questo, lui si rende conto che se ti dice che se lui ti dà un anno di inizio contribuzione errata, la previsione è errata. Cioè da questa cosa semplice lui realizza che quanto lui è più preciso, quanto più la stima potrà essere in un grado di dispersione più bassa. Cioè è proprio l'approccio iniziale che cambia, è l'approccio iniziale, nel senso che tu vai lì e gli chiedi feedback sul fatto che io ti sto parlando di educazione finanziaria, sì, sì. Ti va bene, toccherò queste cose, sì. Quale area tocchiamo? Però a quel punto lì è obbligato, perché meno oggi io faccio completamente, cioè mi comporto in un'altra maniera quando vado al cliente. Quindi è un cambio di passo grande, perché poi per essere ancora più precisa, perché comunque sulla norma è una cosa che a me ha dato tanto in termini di miglioramento personale, perché mi sono rimessa a studiare e da lì ho cominciato a fare formazione.
questo, cioè per cui gli effetti poi individuali e soggettivi possono essere molteplici, no? Cioè ci ho visto una tale validità che nella competenza riconosciuta che mi ha fatto anche andare avanti. Però la cosa, oltre a questo, io gli dico anche che c'è un codice etico di professionalità e che c'è un regolamento di certificazione, quindi da questo punto di vista lui si sente proprio tranquillo, però capisce l'importanza del dato proprio per come è costruito il simulatore, perché se, appunto, ripeto, cosa banalissima, tu non mi dai l'anno d'inizio contributi corretto, la stima non è corretta e lui già li capisce. Poi vai nel conto economico, nello stato patrimoniale, in genere la cosa che lo incuriosisce tantissimo è questo discorso dei gruppi di riferimento, no? Ci sono le varie possibilità, le varie alternative. Questo lo incuriosisce molto perché lui cerca di riconoscersi, cioè dice: ma io sono più virtuoso, ma allora se la media è questa, allora forse io mi comporto meglio. E tu lì, poi il nostro mestiere lo sappiamo fare, lo gratifichi, no? Cioè qualsiasi cosa ti dica, te lo gratifichi. Cioè ragazzi, segui la norma, però un pochino ci vuole un po', se no diventa una cosa. Vabbè, la norma non esclude la gratifica. Gratifica, ma se ti importante, se ti trovi uno. Una gratificazione può essere di un cliente che è sempre stato ostico, sei un coglione. No, e giustamente questo stabilisce all'inizio un rapporto in quella maniera, diviene abbastanza semplice. Il cliente che hai già come cliente, in qualche maniera gli devi comunicare che tu sei cambiato, però che questo cambiamento per lui è un vantaggio. Allora io su questa cosa ci ho riflettuto, come farla, come non farla, e ho detto: se la faccio io, siccome mi hanno insegnato che di parte sono autoreferenziale, non funziona. Se la fa una parte terza, funziona. Quindi ho cominciato a rompere le scatole, arrivo subito alla mia banca, gli ho scritto una lettera chiedendo che facesse tutte le verifiche del caso di compliance per poter comunicare ai miei clienti che io avevo ottenuto questa certificazione. È stata creata una formula molto corretta dal punto di vista legale e tutto il resto, che dava forza alla banca, perché dice: le mie risorse sono dei professionisti, e forza a me. E a quel punto mi sono cominciato ad arrivare email, messaggini di complimenti, di cose, no? Cioè, da parte dei clienti? Quindi i miei già clienti, quelli che a me interessano, quando li vado a trovare mi dicono: ho ricevuto la lettera, ma in che consiste? Ma la puoi mettere anche al mio servizio? Cioè siamo noi che creiamo la nostra opportunità commerciale. Bene, volevo prima lui, perdonami. Parte viene anche risposto. Dimmi tutto però, qual era la domanda? Il rapporto con la mandante, ossia come considerava il discorso dell'educatore finanziario comandante. È una cosa esterna, quindi va fatta questa differenza necessariamente, non è una cosa che parte dalla banca, è una cosa esterna, no? Esterna alla banca. Io ho avuto questa intuizione, questa idea di trovare un modo perché potesse essere un valore per la banca e per me. Quindi tu hai... la banca ha semplicemente comunicato, la mettiamo a conoscenza che il suo promotore finanziario ha avuto questa attestazione. Preliminarmente tu hai informato la domanda che avevano ricordi o post? Certo, io la mia banca l'ho informata anche perché io gli ho chiesto di scrivere un articolo sulla rivista interna. Cioè, io ho una cosa che mi dà valore, che mi fa essere distintiva rispetto al mercato, non la comunico, ma sono matti. Anche rispetto ai miei colleghi. E rispetto ai miei colleghi, certo. No, non ha creato. Non ha creato. Alcuni mandanti potrebbero dire: questo distoglie energie, cioè, diciamo. No, questo qua invece di chi ne sa. Una certificazione è un valore aggiunto. Dimmi. La seconda è legata al fatto che lo dici,
essendo il doppio ruolo dall'educatore finanziario e promotore finanziario, ci sarà un momento, più o meno dall'esperienza che hai, una volta iniziato il percorso con il cliente, l'educatore finanziario, il promotore finanziario, si prosegue in quella direzione, cioè ormai stai praticamente spostando tutto il tuo portafoglio, tra virgolette, clienti in quella direzione. Il modello diventa quello perché la forza del modello è il monitoraggio. La forza, come la forza della consulenza è il continuum, ma la forza del... Solo così un punto, la comandante aveva un servizio di consulenza interno? Sì, sì, ce l'ha, ma non c'è conflitto, ci vedete conflitto voi? No, però è capire se può considerarlo un conflitto la comandante. Poi non so se loro vogliono rispondere o sono levato, ma non c'è conflitto, perché io come educatore finanziario non faccio vendita di prodotti. Che è la consulenza generica. Io faccio una consulenza generica senza vendita di consulenza. Sono le persone che ti sentono diverse, ti vedono gli eventi come consulente. È una freccia in più alla mandata. Preventivamente, qui ha fatto un passaggio importante. Io lavoro preventivamente informando, facendo educazione finanziaria. No, se utilizzo il servizio di educazione finanziaria devo lavorare secondo la norma. Benissimo, lavoro a norma. A un certo punto arriva un momento in cui nascono le esigenze del cliente e il cliente può decidere se andare verso la sua banca e fare le soluzioni che tu gli hai individuato a gratis oppure fare verso di te. A gratis. Quando passi, cioè quando il cliente dice benissimo, voglio lei come riferimento, a quel punto tu, sempre avendo il cappello da produttore finanziario, diventi produttore finanziario. E quindi a quel punto dai soluzioni che poi lui può verificare tramite il sito se sono coerenti. Cioè, no, se le soluzioni che tu hai dato sono congrue rispetto a quello che hai emesso come educatore finanziario. E tu ci vedi un rischio in questo? No, è un'opportunità. Perché io non ci ho mai visto un rischio. La mia domanda è: cosa è cambiato dentro di te in termini di consapevolezza del ruolo? Allora, intanto. Te lo chiedo perché io penso che nel nostro settore c'è crisi di identità e c'è crisi di clienti nuovi. Io penso che questo sia un passaggio molto importante per ridare una dignità a un ruolo che spesso nel tempo si è perso. La cosa è cambiata in te, visto già lo abiti. Allora, quello che è cambiato in me è che quando tu sai che stai facendo una cosa fatta bene, ti senti forte di quello che fai. Quindi in maniera molto semplice è cambiato che io sono sicura che sto facendo una cosa che porterà un'utilità al cliente. Questo mi fa sentire importante, aumenta la mia autostima perché mi sento che ho un ruolo nel rapporto con il cliente e che posso svolgere un servizio. Quindi aumenta la mia gratificazione rispetto alla professione perché in assoluto mi sento io più motivata, aumenta la mia positività. E rispetto al mercato freddo, hai avuto modo di sperimentarlo? Allora, rispetto al mercato freddo, ho già avuto modo di sperimentarlo su singoli clienti, però ho l'obiettivo di sperimentarlo su più clienti. Quindi un'altra opportunità che si può aprire, che almeno ho incontrato io, è questa. Faccio l'esempio di una cliente che è sensibile perché fa parte di un'associazione, persona molto attiva nel volontariato, e stiamo organizzando una serata clienti con le 15-16 persone, donne, che contano di più in quell'ambito, perché se è vero che le donne gestiscono i budget familiari, loro mi hanno detto noi vogliamo imparare, cioè nessuno ce l'ha insegnato, ce lo insegni. Quindi io non ci vado come promotore finanziario, io ci vado come educatore finanziario, però cioè, sicuramente mi verrà riconosciuto un ruolo, poi sarà la mia forza di saper trasformare, di farmi riconoscere questo ruolo ed eventualmente sapermi anche far riconoscere come promotore. C'è stato qualcuno che... Alza la voce. È stato mai qualcuno che nella seconda fase non si è sentito a suo lavoro?
Nella seconda fase? Non si è servito ad oggi, cioè magari... Ad oggi no. Ad oggi no. Ma me la sono posta come problematica. Grazie. Perché l'ho detto, dico, Madonna, però qua rischio che se poi non sottoscrivono da me... Però sarebbe anche sciocco, se il cliente oppure come il cosiddetto cittadino ha trovato... Non mi è mai successo. Non mi è mai successo e la spiegazione che mi sono data io è proprio perché è lui che ti interpreta in maniera diversa. Allora, se intorno a lui c'ha tante altre persone che ragionano così, che lavorano così, non fa le differenze. Ma se intorno a lui c'è il vuoto, e intorno a lui da questo punto di vista c'è il vuoto, lui le differenze le fa. Perché quando io ho scelto di diventare educatore finanziario, ho anche cercato di capire se potevo attribuirmi un vantaggio competitivo. Cioè, potevo avere un vantaggio competitivo dall'essere educatore finanziario? È un settore ancora inesplorato. Quindi secondo me lo poteva avere. Io sono molto curioso, avrei tante domande, però le raggruppo in due. Sì. La prima rischia di essere un po' ripetitiva, ma non lo è perché voglio indagare un po' di più. Va bene. Allora, non riesco a mettere a fuoco molto bene questa differenza da quando ci si sveste, tra virgolette, dei panni dell'educatore e si diventa promotore, che secondo me non è così semplice. Perché c'è anche il rischio allora di identificare, secondo la mia opinione, io sono promotore finanziario, l'educatore come un professionista, mentre il promotore come un semplice venditore, cosa che noi sappiamo benissimo che non è più così, perché oramai quasi anche a livello legislativo diventeremo consulenti. E quello che ho notato è questo, cioè voglio dire, se io educatore sono un professionista, ok, io ho il medico che mi prescrive l'acido non so come si chiama, si fa la fattura e gli pago la sua consulenza. Poi, se va a comprarlo nella farmacia a Milano o Bergamo, a me non interessa, può fare guadagnare la farmacia di Milano o la farmacia di Bergamo. Vado dall'architetto, è uguale, mi fa un progetto per costruire la mia casa, poi se la faccio pago la consulenza, poi se la fa costruire dall'impresa di Bresciani o di Albanesi, per me è uguale. Però noi, diciamo, io educatore, che dovrei diventare educatore, tra l'altro con la MIFI che mi dice che dal 2016 probabilmente mi dovrò far pagare, resto ancora in piedi grazie al management fee che prendo del prodotto. Quindi non è assurdo che io non mi faccia pagare la consulenza, che è un qualcosa di concreto, qualcosa, mentre invece mi faccio pagare sul prodotto. È come se ti regalo i biscotti, mi faccio pagare il pane, per come mi aveva spiegato il mio vecchio amministratore delegato. La seconda è questa. Allora, l'esempio dell'amministratore delegato, quindi, che si è andato a trovare. Come ci sei arrivata? Cioè, nel senso, era un referral perché solamente perché era il marito di una tua cliente? No, okay. Era il marito, quindi okay. Non c'ero mai arrivata, allora, prima, in altra. Perfetto, la mia domanda è, a me interessa sapere quanti contatti e di che livello sono arrivati spontanei da Azione 44 e da Welfare. Allora, su Azione 44 io ci sono da poco, quindi non sono in grado di darti una statistica e quindi ti rispondo, secondo me pochissimo che l'ho presa. Quindi non ti posso rispondere con un dato che sia significativo. Per cui molto volentieri, visto che c'è un sito, io sono lì, sono come educatore finanziario, dove avrà la possibilità di vedere, di verificare, perché la verifica per noi è una forza, nei mesi successivi quello che succederà. Ma fino a quindi non si sta. È da pochissimo che sono esperta. Ok. Poi considera che io sto a Siena. Sì, sì. Quindi, cioè, consideriamo anche questo, non è che uno da Milano mi contatto su voglio rispondere all'altra domanda. Grazie, ciao. Penso sia l'ultima perché non voglio togliere tempo alla chiusura. Cioè, quando mi tolgo i panni e perché non faccio pagare la... Facciamo i due distinguo che sono necessari. Sono da un mio cliente, lui già mi conosce come promotore finanziario, quindi non mi svesto del panno di promotore nel momento in cui faccio l'educatore. Lui vede in me un servizio in più rispetto a quello che non aveva prima. E questo è un caso. È diverso.
rispetto ad essere da un nuovo cliente. Un nuovo cliente al quale io propongo il servizio di educazione finanziaria, se veramente sono stata capace di lavorare bene, con una buona probabilità vorrà tradurre in esito, vorrà tradurre in comportamento quello che ha imparato. Sì. Quindi rimane la possibilità, sì, con buona probabilità, o rivedere le sue scelte, no? Perché ha già fatto delle scelte, rivedere le sue scelte e fare magari una strategia di ottimizzazione. Questo cliente qua, è chiaro che io non ti posso mettere la mano al 100% che a quel punto mi vede al 100% come promotore finanziario. Ti posso dire che fino ad oggi, nella mia esperienza, per lui è stato naturale dire: ma se tu, cioè, se mi sei piaciuto come educatore, posso avvalermi di te anche come promotore? Questo è quello che è successo. Quanto interesse stai destando? Tra l'altro, tu continui a rimanere qui perché ci sono, però dobbiamo chiudere, insomma, in maniera tale, no? Quindi, a questo punto, ci siamo. Dove sta? A questo punto diciamo che chiudiamo, fermo restando che gli aficionados rimangono, eccetera. È stata per noi una ottima giornata, forse pure per voi. Ci abbiamo un cammino, lo dobbiamo fare insieme, non lo dobbiamo fare insieme, lo dobbiamo fare in maniera parallela, in maniera, ricordi le convergenze parallele, oppure le cose. Vedremo quello che accade, noi siamo a vostra disposizione per qualsiasi altro eventuale pensiero, e sappiate che quello che abbiamo visto non è un Moloch. Dicesi Moloch, tu non capisci che cos'è Moloch, non è un Moloch, ma è un qualche cosa che noi possiamo modificare, intervenire, ecco, questa è la cosa importante. Non dico che è plastilina, ma è comunque un qualcosa aperto a una comunità. Sergio, se ci vuoi dire. No, sono qua, perché alla fine poi, come sempre, in queste occasioni c'è, noi vediamo un senso di comunità, cioè tanto tempo che parliamo, ma si comincia veramente a vedere, che voi avete visto il passaggio da un progetto a un fare, dal fare allo sperimentare, adesso allo sperimentare i risultati. Questa volta sta diventando una rete e non diventa l'integrazione. Sì, su questo abbiamo moltissima la vita. Per voi l'agenda cinquantennale, se voi la date ai vostri clienti, è uno shock.